Sudluk in visita al Parlamento europeo per incontrare l'onorevole Giovanni La Via. Ben trovato, onorevole. Grazie a voi. Tra l'altro premiato da poco con il MEP Awards 2017. È un premio prestigioso, è il primo europarlamentare siciliano ad ottenere questo premio per l'ambiente. Non c'è dubbio, è un premio prestigioso perché è il premio che viene dato ai parlamentari europei che si distinguono nel loro ambito di attività. Qui per ambiente si intende qualcosa di molto più ampio, perché la Commissione Ambiente, della quale sono stato presidente per 2 anni e mezzo, è una commissione che si occupa di ambiente, di sanità, di energie alternative, di tanti temi. È la commissione alla quale passa il 45% della legislazione europea, una delle 2 grandi commissioni legislative europee, e quindi è stato un riconoscimento prestigioso che mi ha fatto un enorme piacere, anche perché sono soggetti terzi che valutano la tua attività e ti dicono che hai fatto bene. Credo che sia la conferma migliore dell'impegno e del voto riposto su di me da parte degli elettori che mi hanno votato nelle ultime elezioni. Parliamo di ambiente ma anche di agricoltura. Sempre. Esatto. Come si fa a salvaguardare l'ambiente, però poi cercando di valorizzare il più possibile quello che è invece il sistema agricoltura? Bisogna avere un'agricoltura che sia rispettosa dell'ambiente. Sempre più spesso i consumatori sono attenti alle tematiche agricole, alla qualità dei prodotti, ma i produttori non sempre prestano attenzione all'ambiente. Utilizzano talvolta prodotti chimici senza che ci sia una necessità reale, e quindi questo è un elemento negativo. E allora la politica deve intervenire per far sì che ci siano il controllo da un lato, ma anche un'adeguata formazione e informazione agli agricoltori per far sì che possano produrre meglio utilizzando meno sostanze chimiche di sintesi. E credo che in questo, negli ultimi anni, abbiamo fatto grandi passi avanti. La qualità dei prodotti è migliorata, è sensibilmente migliorata, e garantiamo ai nostri consumatori, molto più che in qualsiasi altra realtà mondiale, prodotti di qualità in quantità adeguata che possano soddisfare le esigenze più diversificate dei consumatori. Però gli agricoltori siciliani sono sempre più poveri. Secondo la Confederazione Italiana Agricoltori, per acquistare un caffè al bar servono 5 kg di arance. In realtà non è che siano più poveri. Esiste una relazione inversa. Utilizziamo molti più mezzi tecnici che costano sicuramente di più e il cui prezzo cresce di più rispetto al valore dei prodotti, e questo ci spinge a dover incrementare la produttività del lavoro, il che significa che avremo bisogno di meno lavoro per produrre di più. Abbiamo bisogno di più tecnologia, sempre più automatismi, sempre più automazione anche in agricoltura. In altri termini, non potremo fare gli agricoltori come lo facevano i nostri nonni, ma dovremo utilizzare tutte le tecnologie di cui oggi disponiamo. Io ricordo, essendo un agricoltore, che mio padre passava tanto tempo, per esempio, a chiudere e aprire i rubinetti dell'acqua il giorno e la notte per irrigare le piante, e oggi invece esiste una bellissima centralina elettronica che fa tutto da solo e mi controlla pure se la pressione alla fine del tubo è adeguata o no, e quando c'è un problema manda un SMS, per cui tecnologia si può coniugare con qualità, tecnologia si può coniugare con risparmio in termini di costi per essere competitivi. Il governo francese ha proposto un'etichettatura nutrizionale a semaforo. Che danni provocherebbe all'agroalimentare siciliano, soprattutto, oltre che italiano? Sicuramente danni rilevanti. Tutti i prodotti tipici della dieta mediterranea hanno un eccesso di qualcosa. Noi abbiamo sempre sostenuto che non è il prodotto in quanto tale che deve essere valutato, e quindi non si può esprimere un giudizio su un prodotto, ma va espresso su una dieta. Ad esempio, la dieta mediterranea, l'olio ha tanti grassi, e lo sappiamo, è una materia grassa, ma non possiamo pensare di valutare e bollare l'olio come se faccia male alla salute. L'olio va inserito in una dieta, ha degli acidi saturi e insaturi, ha degli acidi buoni, tra virgolette, che fanno bene alla salute. Certo, se ci nutrissimo solo con olio qualche problema ce l'avremmo, è evidente, così come non si può mangiare solo formaggio, ma in una dieta bilanciata e equilibrata come quella mediterranea, anche l'olio, anche il formaggio salato hanno una loro importanza. Quella che dobbiamo considerare è gli effetti della dieta sulla salute.
La statistica sulla durata e la vita media in Europa ci dice che in Inghilterra si vive 8 anni in meno rispetto all'Italia o alla Spagna. Questo significa che non vogliamo emulare i loro modelli di dieta e quindi il loro modello di etichettatura, che già utilizzo da tempo a semaforo, non mi sembra proprio che sia quello vincente. Noi vogliamo vivere di più e vivere meglio. Negli ultimi tempi è stata registrata un'insolita svolta in rosa, perché infatti ci sono molte donne imprenditrici a capo di aziende agricole siciliane. Cosa ne pensa di questa tendenza? Questa è una cosa tendenza? Che in primo luogo ci fa piacere, ma è anche segno che c'è sempre meno lavoro fisico e più lavoro intellettuale nella gestione di un'azienda agricola. 50 anni fa la gestione di un'azienda agricola comportava degli sforzi che non erano adatti a una donna. Oggi invece ci ritroviamo con tecnologie e con ruoli che le donne molto spesso svolgono molto meglio degli uomini. Siete più attente su alcuni temi, qualità dei prodotti e assenza di residui fanno sì che molto spesso le donne siano più brave degli uomini in campagna. Dimmi la tua, è Viene a Bruxelles, un'iniziativa proposta da lei che vuole coinvolgere il cittadino in prima persona nel dibattito europeo, insomma un'apertura di credito nei confronti della gente. Ma non c'è dubbio, è importante ascoltare. Avevamo fatto nella scorsa legislatura, alla fine della scorsa legislatura, avevamo avviato questa iniziativa, ma proprio embrionale. L'abbiamo fatto l'anno scorso e abbiamo raccolto centinaia di proposte. Alcune ci dimostrano come i cittadini non sono addentro ai meccanismi europei, quindi sono proposte su temi che non sono di competenza europea. Però questo ci ha aiutato a migliorare. Quest'anno stiamo introitando centinaia e centinaia di proposte, alcune delle quali saranno utilissime per implementare i nostri processi legislativi, per far meglio la legislazione ascoltando le sensibilità dei singoli cittadini siciliani e italiani. E questo è proprio importante. Grazie onorevole e buona Grazie Europa. Grazie a voi. Grazie.